Calma, parlare di manovre è un po' impegnativo. Diciamo pure che su queste cose bisogna anche approfondire altri aspetti, perché quello del contante sicuramente dagli italiani è visto come un elemento di libertà. C'è anche un'altra considerazione da fare, partendo dal presupposto che il commerciante e il cittadino siano onesti, e sono i costi delle commissioni che gravano oggi sulle transazioni fatte con carte di credito. Però quello non Perché solo in questo è Italia, un eh. aspetto che al commerciante non sfugge, ma basta anche andare a fare un pieno di benzina, chiedete un po' quanto è la commissione che paga il benzinaio a chi ha emesso la carta di credito e vi accorgete che il pagamento in contanti per qualcuno diventa veramente un'opportunità. Certo, c'è una questione di tracciabilità, è anche una questione di capacità di prelievo, perché aumentare a 3.000 euro significa anche avere una maggiore capacità di prelievo e di spese in contanti. Il tutto basterebbe, ripeto, proprio per una questione di tracciabilità, abbassare o ridurre, come in altri paesi, ma vogliamo andare oltre, portare prossime allo zero i costi, le commissioni che vengono applicate sulle carte di credito. Perché se si vuole spingere la gente a utilizzare la moneta elettronica, non si può neanche dirgli nello Quanto è la stesso tempo commissione se ingrassa le banche vado e la dal finanza. benzinaio? Il 2% più o meno? Beh, dipende dalle carte di No, credito. no, no, guardi, arriviamo anche a cifre due zeri. Ma no, ma quando mai? Sulle No, carte di glielo credito no. garantisco, Vabbè, adesso non dipende posso poi dai flussi e dai parlare. volumi.